Ciao a tutte, primo appuntamento con le mie impressioni sui prodotti acquistati barra ricevuti al Sana. Ho deciso di procedere per marche perché i prodotti sono davvero tanti, non ho neanche cominciato ad usarli tutti, ma se vi parlo di tutti i prodotti che ho qui davanti, avevo già iniziato a registrare questo video, ma viene assolutamente troppo lungo, per cui voglio fare dei video un pochino più brevi, che siano quindi più fruibili, e magari ne farò tipo uno alla settimana, uno ogni 10 giorni, così man mano che utilizzo i prodotti poi vi aggiorno e vi faccio sapere come mi sto trovando con appunto le novità o comunque con i prodotti presentati al Sana dalle varie aziende. Oggi vi parlo di Officine Nature, Quantic Lithium e Latte e Luna. Allora, due dei prodotti di Officina Nature che ho iniziato ad utilizzare li ho anche già finiti. E sto parlando del sapone mani della linea Natu, che dunque sono, ci erano 500 ml, certificazione vegan ok. Questo era un detergente agrumato come profumazione, perché profumato con oli essenziali di arancio dolce e lemongrass. Sapete che a me le note agrumate piacciono molto. L'erogatore in sé era molto comodo, però siccome il detergente è mediamente fluido, diciamo è un po' denso, tendeva anche solo da un utilizzo all'altro, tendeva un pochino a fare il tappino qui, quindi vabbè, non proprio simpatica come cosa, niente di trascendentale, ma insomma tendeva un po' a fare il tappino e quindi poi il prodotto usciva per vie traverse, diciamo. Comunque faceva schiuma, non tantissima. Infatti c'è anche scritto sull'etichetta, genera poca schiuma, c'è anche scritto appunto, e comunque mi dava la sensazione di starmi lavando le mani in maniera efficace. Buona profumazione, delicato come detergente, l'ho usato sempre solo sulle mani, non sul viso, è piaciuto. Devo dire sì, non mi ricordo sinceramente il prezzo perché questo qui insieme al dentifricio li ho acquistati, però tra l'uno e l'altro mi sembra di aver speso intorno ai 10 euro, quindi prezzi assolutamente accessibili. Veniamo appunto poi proprio al dentifricio, che è l'altro prodotto che ho acquistato. Dunque, ho scelto il dentifricio all'anice perché io adoro il profumo e il sapore di anice. Questo è in una confezione da 75 ml, vegan ok come certificazione e anche ICEA. Questo l'ho usato una sola volta e devo dire che, nonostante mi piaccia molto la consistenza in gel, che io spesso tendo a preferire rispetto a quelli in pasta, è stato veramente una grande delusione questo dentifricio, perché la profumazione di anice si sente, ma è veramente molto molto delicata. Molto molto delicata, e il sapore praticamente non si sente, cioè questo dentifricio non sa praticamente di niente. Quindi è un po' deludente, nel senso che io mi aspettavo di sentire il sapore di anice, visto che mi piace, ma soprattutto non avendo praticamente alcun sapore, non lascia l'alito fresco, che è una cosa che io mi aspetto da un dentifricio, sinceramente. Comunque l'ho utilizzato una sola volta e quindi questa è solo l'unica e primissima impressione che vi posso dare. Vedremo come sarà in quanto proprio a pulizia dei denti, quindi a igiene dentale, però per quanto riguarda il sapore, devo dire, mi ha un po' deluso. I due prodotti che invece mi sono stati omaggiati sono state questa crema mani, che come vedete è già finita, perché ho iniziato ad utilizzarla subito, credo il giorno stesso, proprio appena tornata dal Sana. Crema mani nutriente con verbena e fico d'India siciliano. Dunque, questi erano 50 ml, certificazione anche qui vegan ok e ICEA. Allora, è piaciuta molto questa crema, profumazione buonissima. La consistenza era corposetta, non era una crema che andava ad assorbirsi immediatamente, faceva un po' di scia bianca, ma anche qui niente di che. Le prime volte in cui andavo ad utilizzarla non mi era piaciuta tantissimo, perché comunque
per l'idratazione di cui avevo bisogno, dovevo usarne un pochino di più. E in effetti, quando ho leggermente aumentato la dose che andavo a prelevare dal tubetto, ha cominciato a piacermi perché l'idratazione durava più a lungo. Ovviamente, usando più prodotto, dovevo stare lì per più tempo a massaggiarlo sulle mani in modo che si assorbisse. Però, sì, nel giro di un paio di minuti, diciamo, si era assorbita completamente e andava ad idratare le mani a lungo, lasciando comunque questo delicato profumino che per un po' si sentiva. Quindi non male, anche se appunto essendo un tubetto da 50 ml l'ho finita abbastanza in fretta proprio perché dovevo andarne ad utilizzare un po' una bella nocciolina di prodotto per sentire appunto le mani abbastanza idratate. Sapete, non lo so se lo sapete, comunque se mi seguite da un po' l'ho già detto in qualche altro video, che io mi metto la crema sulle mani tutte le volte in cui mi lavo le mani perché non sopporto di sentire la pelle delle mani che tira, per cui io la crema mani la consumo in quantità industriale e quindi questo tubettino, essendo abbastanza piccolo, non è durato tantissimo. In ogni caso, il suo l'ha fatto degnamente, direi. Ultimo prodotto di questo brand di cui vi parlo è un altro prodotto che mi è stato omaggiato e vi sto parlando, è sempre della linea Natu come il detergente per le mani e vi sto parlando dell'Intimo. Intimo, calmante e lenitivo, questo ha una decisa profumazione di lavanda che non è fortissima ma si sente, quindi se avete problemi con questo tipo di profumazione non ve lo consiglio. So che a molte non piace la profumazione di lavanda. Questi sono 200 ml, certificazione Vegan OK e basta, credo. Eco Bio Control, non so bene comunque. Allora, questo ho iniziato ad usarlo, diciamo, dall'inizio di ottobre, dopo che ho finito il detergente intimo di Melvita che vi ho mostrato nel precedente video dei finiti. Mi sta piacendo molto, nonostante, vabbè. Forse è leggermente scomodo per il fatto che non ha la pompetta, ma ha questo tipo di tappo qui. Quindi, vabbè, per preferenza personale di solito preferisco quelli con l'erogatore a pompetta, però niente di che, insomma. Il prodotto al suo interno mi piace molto perché va comunque a lavare bene, a fare una buona schiuma, è blandamente rinfrescante, giusto quel poco che serve per sentire più fresca, insomma, quella parte lì e quindi mi sta piacendo molto. È delicato, non aggredisce e fa bene il suo mestiere, quindi questo mi sta piacendo. Rimaniamo sempre in ambito di detergenti intimi, ma cambiamo marca perché vi parlo di quest'altro detergente. Dunque, quello che vi ho appena mostrato di Officine Nature l'ho messo sul bidet, questo invece l'ho messo in doccia, date anche le dimensioni ridotte. Detergente intimo Propoli e Pompelmo della marca Quantic Lithium. A me è stata omaggiata questa taglia da 75 ml, che è perfetta. Dicevo, prima che si scatenasse l'inferno. Probabilmente le cagnoline hanno sentito il gatto dei vicini che saltellava qua e là. Dicevo, data la taglia è perfetta anche come travel size. Allora, Propoli e Pompelmo, quindi profumazione agrumata, che ovviamente è molto nelle mie corde, è un detergente concentrato, per cui ne basta poco e va diluito. Molto buono come detergente intimo, fa un sacco di schiuma, rimane comunque molto delicato e anche questo blandamente rinfrescante, che è esattamente quello che io cerco da un detergente intimo, per cui ottimo. Però i detergenti di questa, no, i detergenti veramente, tutti i prodotti di questa marca sono pensati per essere multifunzionali. Questo qui può essere utilizzato anche come shampoo antiforfora e per curiosità, io una volta l'ho utilizzato anche come shampoo, visto che appunto questo tubetto l'ho messo nella doccia, e mi è piaciuto un sacco anche come shampoo, nel senso che ha fatto tantissima schiuma, però senza andare ad aggredire la cute,
pulendo bene i capelli e tutto sommato andandoli a intricare neanche troppo. Sapete che io ho i capelli molto sottili, per cui praticamente tutti gli shampoo con buon inci mi vanno a intricare i capelli. Però questo non li ha intricati più di tanto, per cui sì, un po' di balsamo poi, ma la situazione si è tranquillamente normalizzata, diciamo. Lo farò utilizzare a Matteo perché lui spesso in vari periodi dell'anno ha problemi di furfura. Quindi magari lo terrò un po' da parte adesso che mi sono fatto un'idea e glielo farò utilizzare proprio quando ce n'è di bisogno, diciamo, che così poi mi darà anche la sua opinione in merito. In ogni caso, in entrambi i modi mi sta piacendo molto questo detergente. Un'altra cosa che mi piace molto di questa marca è che i prodotti sono acquistabili in diversi formati. Questo è più piccolo da 75 ml, ma c'è anche quello da 250 e quello da litro. Per cui, in base alle esigenze, si possono comprare appunto, si può comprare lo stesso prodotto in diversi formati, che io trovo assolutamente geniale, perché così, ad esempio, se questo prodotto lo volete portare in viaggio, non è necessario fare il travaso, quindi prendere il vostro detergente preferito, metterlo in una boccettina più piccola, eccetera, eccetera, c'è direttamente la travel size già pronta, che secondo me è una cosa assolutamente geniale. Quindi faccio i miei complimenti a Martina e Francesca per aver pensato anche a questa soluzione, oltre appunto a dei prodotti multifunzionali che possono essere utilizzati per diversi scopi. Ultimo prodotto di cui vi parlo oggi in questo video è questa crema di Latte Luna che mi è stata omaggiata gentilmente da Francesca. È della linea Baby Care, la crema tutti i giorni, protettiva per viso, corpo e zone intime. Allora, io questa qui l'ho utilizzata prevalentemente sulle mani. Questo è un prodotto pensato come crema cambio pannolino, perché oltre ad essere idratante e lenitiva, va a creare una sorta di film protettivo che quindi va a schermare, a proteggere la pelle dagli agenti esterni. Io l'ho usata, dicevo, prevalentemente sulle mani per un problema molto specifico, e cioè il fatto che quando cominciano i primissimi freddi, a me subito, praticamente immediatamente, comincia a screpolarsi il polpastrello dell'indice e del pollice della mano destra. Non so bene per quale motivo solo queste due dita, forse c'è anche una componente genetica perché anche a mia mamma succede così. E comunque, creandosi questa screpolatura e quindi con relative pellicine, nel momento in cui io vorrei indossare un paio di colland, che con i primi freddi si ricominciano ad utilizzare, rischio di tirare i fili e quindi di rompere la calza e doverla buttare via. Con questa crema, che comunque vado a mettere su tutte le mani, non solo sulle dita, appunto, creando questa crema, una sorta di film protettivo, fa in modo che le micro pellicine dovute alla screpolatura non vadano a creare questo spiacevole effetto sulle mie calze, per cui posso indossarle senza dovermene preoccupare. Al di là di questo problema molto specifico, è comunque una crema, secondo me, molto molto valida per tutte quelle zone del corpo che vanno un po' protette oppure che vanno idratate con speciale cura, perché magari sono un po' più secche, come possono essere i gomiti, le ginocchia, i talloni, insomma, tutte quelle zone un pochino più secche. Bene, questo primo video dedicato ai prodotti ricevuti barra acquistati al Sana finisce qui. Ne seguiranno, come vi ho detto, degli altri perché sto già utilizzando diversi prodotti e altri ne acquisterò prossimamente. Quindi per il momento intanto fatemi sapere che cosa ne pensate di questi prodotti, se voi già li conoscete oppure se qualcuno vi ispira curiosità. Io per il momento ovviamente vi ringrazio di aver guardato il video, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!